Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Dunque, avevo deciso di ignorare la nuova collezione Soft and Wild di Pupa, quando poi, andando a fare la spesa da Panorama, sono inciampata casualmente nella profumeria di Panorama, che è leggermente esterna al supermercato. E purtroppo mi è toccato prendere questo, che è un blush effetto Bone Mine veramente bellissimo. Allora, questo è il packaging esterno, praticamente è in metallo dorato con questo effetto leopardato che mi piace veramente molto. Non riesco ad aprirlo. Ecco, l'ho aperto. E anche allo specchietto. Ed ecco la cialda. La cosa che io l'avevo già vista, sinceramente, ma la cosa che mi ha stupito è il profumo. Ha un leggero profumo vanigliato, ma non di quel vanigliato che dà fastidio. È veramente leggerissimo e piacevolissimo. L'ho messo, io sono molto pallida e quindi questo tipo di colorazione sul mio incarnato va bene. No, meglio che lo metto qua. Come potete vedere è un rosa leggerissimo. Io inizialmente non volevo prenderlo in considerazione perché mi sembrava una cosa glitterosa, brutta. Invece non è glitterata per niente, è sì luminosa, sì ha delle, come posso dire, dei micro brillantini, ma proprio pochissimi, leggerissimi e comunque danno questo effetto luminoso di questo blush. Veramente a me è piaciuto tantissimo. E alla fine, anche se avevo deciso di non prendere nulla di questa collezione, l'ho trovato a 12 euro, quando so che, quando l'ho visto in altre profumerie, a 18 euro, 18,50 euro. E mi sembra di averlo anche visto a 19. E ho detto no, non mi serve. Tra l'altro sto aspettando la nuova collezione di Chanel, quindi no, non mi serve. Invece a 12 euro l'ho preso. E mi piace veramente moltissimo. Altra cosa che ho preso è questo. Questo è il packaging. Tra l'altro, questa cosa delle numerazioni, questo è 01 e questo pure è 01, mi fa pensare che probabilmente ci sarà uno 02. Chi lo sa? Comunque questo è una cosa che ho trovato veramente bellissima ed è, da una parte, eyeliner, che è quello che ho messo. In un secondo si mette. È fantastico. Come potete vedere, una linea... No, aspetta, lo faccio qua così si vede meglio. Ecco, appunto. No, non ci riesco. Ecco, così. Traccia una linea precisa e perfetta. E in un secondo... anche per chi non sa usare l'eyeliner è praticamente impossibile sbagliare. E io l'ho messo qui e leggermente qui sotto, l'ho fatto in un secondo per vedere com'è e devo dire che mi piace veramente molto. Tra l'altro, altra cosa che mi piace è questo tipo di chiusura, che secondo me è ottima perché mantiene la freschezza, diciamo, dell'eyeliner. Dall'altra parte c'è un kajal che io ho messo all'interno dell'occhio e anche questo lo trovo bellissimo, scriventissimo e vale veramente la pena, secondo me, molto molto bello e molto molto scrivente, nel senso che io in un secondo ho tracciato la riga all'interno dell'occhio. Io avevo un kajal di un color pavone che uscì tantissimo tempo fa da Collistar
e l'ho strausato, e quando l'ho finito ho continuato a conservare la cosa, diciamo il poco rimasuglio che mi era rimasto, perché speravo di ritrovare quella stessa colorazione e non l'ho mai trovato. Spero che con questa cosa che ci sia scritto 01, chi lo sa che magari non lo faccia a pupa. Comunque, questi sono stati i miei acquisti obbligati. Ah, l'eyeliner l'ho pagato 13 euro e secondo me ho fatto veramente un ottimo affare. Questi sono stati i miei acquisti. Tra l'altro il packaging è bellissimo, perché tocca al tatto, sembra tipo di velluto. È veramente bellissimo e molto 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 curato nel particolare. E lo conserverò, in questo caso penso proprio di non buttarlo. E è bellissima sia l'eyeliner, per come è fatto, che il blush. Quindi se anche voi state cercando di resistere, evitate di andare dalla profumeria di Panorama, perché questi costano molto meno che da altre parti. E anche per questo video è tutto, spero di essere stata utile e mi farebbe molto piacere se vi va di iscrivervi e se vi va di dirmi che cosa avete preso voi e che cosa vale la pena. Ah, tra l'altro c'è anche un rossetto che mi piace molto, ma no, ho deciso che no, aspetto altre cose. Al prossimo video, ciao!